Ehi la ciurma, io sono Mercedes e benvenuti in questo nuovo episodio di Shop Keep. Caricamento permettendo. Oggi cerchiamo di andare un pochettino avanti e vedere di fare un pochettino di punti esperienza, più che altro perché non abbiamo tanti cambiamenti in atto che possiamo fare, perché non abbiamo soldi, non abbiamo punti esperienza, quindi dovremmo un po' sbloccare tutto. E no, soldi un po' ne abbiamo, ma tanto non ci servono a niente. Ehi? Ma no. Ah no, perché sono fuori. Lol. E appunto i soldi alla fin fine non servono a nulla, perché cosa te le fai? Puoi comprare degli oggetti, ma se la gente non li compra è inutile comprarli. E ora non abbiamo gente che compra, più che altro. Bisogna di punti esperienza, ragazzi. Punti esperienza. Exp. More exp. More exp. Qua quanto costa? Cioè, no, 10.000. Potrei anche espandere il negozio, tanto con tutti i soldi che ho. Ma non lo so. Potrei anche essere tentato dal farlo. Ma che pro, tanto qua abbiamo spazio in abbondanza. E che tutte le altre meccaniche sono bloccate, sono tutte bloccate, cioè dobbiamo salire di livello vendendo, ma vendiamo poco. Cioè no, vendiamo tanto, ma non è abbastanza per salire di livello. Leather gloves. Forse dovremmo investire nella parlantina, là, non lo so. Quanti punti K abbiamo? Uguale, sarà la millesima volta che guardo, tipo. 61, che sono pochini. Abbiamo bisogno di 120 per la roba seria, la nuova oggettistica. Faccio più soldi vendendo faccia a faccia, ma non ha niente. Quello degli stivali, ma gli stivali ce l'abbiamo qua, boh. Secondo me è solo una questione di grindare un po' di abbastanza giorni per salire di livello ancora e fare più esperienza. Questa è dei nostri stivali, ma non ha niente. Io provo sempre esco e vado a premere F, tutto anti-intuitivo, ma ne abbiamo di guanti, perché non li compro? Li abbiamo finiti i guanti? Porca miseria. Ordinami subito dei guanti. Il resto poi lo vediamo, ma i guanti devono arrivare subito. Perché? Ma anche gli stivali? Anche gli stivali sono finiti. Guardiamo degli stivali. Shuriken ancora ce n'è uno. Dobbiamo fare un altro ordine comunque di roba, Allora qua saliti di livello, ottimo. Qua ne abbiamo quelli riordinati. 2, 1. Allora questo. Sai che dovrò iniziare a ordinare un po' più di roba per tenerne da parte da rimpolpare. Oh, ho fatto l'ordine, sì. No, ma hanno finito le backstone. Ho preso troppe pozioni del mana, vabbè. Ah no, no, ci sono ancora. A bacchette, poi con un'altra bacchetta.
Gli shuriken qua. Niente. Allora, puliamo un attimo qua che è l'ercio. E vediamo un attimo cosa c'è da comprare di altro. Un record stone. Una leather belt, dei leather gloves, ho visto che ne ha venduto uno adesso. E una pozione di... Ok. Avete delle pozze sfuse così in giro. I funghi stanno andando bene oggi. Dai. Tra l'altro, quanto ci ha dato per salire di livello? Ma, una ventina di K, niente di che. Ehi! Se dovevi vedere qualcun altro che scappava dopo di lui, eh? Oggi le Frost Potion non vendono bene con gli altri giorni. Allora, un guanto. Uno stivaletto, una leather belt e una record stone. Dai, andiamo così. Ok, tu mi avevi venduto qualcosa la scorsa volta. Ah, infatti mi vende il sombrero di nuovo. Che adesso posso mettere nel mio hat rack vendendolo però sto giro al 120%. Ok, alleluia. Almeno andiamo a sistemare anche queste cose e sviluppare qualcosina di funzionante. Ancora 80, però non facciamo comunque ancora un granché, perché per fare qualcosa di serio 90. Potrò mettere quegli altri oggetti che però sono 120, perché sennò tutto il resto è un po' una schifezzuola. Lo zap, sì, direi 120 che è quello che ci serve veramente. Ma non capisco se è proporzionale però i soldi che facciamo o i clienti che, o le cose che vendiamo, le esperienze che facciamo. No, abbiamo venduto ma non è salita esperienza, non lo sto capendo veramente niente. Ah, seguiamo questo. Ah, questo è arrivato l'altro con una spada, quindi magari può venderci qualcosa? Sì, una torta di terra. La candela non va comunque. Ci ha sporcato solo per terra ora, sto pezzente. Vuoi venderci una torta di terra? Pure cara. L'abbiamo venduto il cappello comunque, quasi subito. È la candela che non vende. Questo arriva che ha già... No. Ha già una pozione, ma non è... abbiamo finito l'armatura? Come, quando? Allora, vediamo cosa... Allora, questa va a acquistare. Spende 18, vai, sono rimasti 450 là. Ma c'è l'armatura, perché non prendi l'armatura? Non so cosa dire. Sti qua... Sono dei perfetti sciocchi. Allora, prendi questo. 1, 2, 3. E una record stone. Forse quando trascorre il tempo... Non è salito. Ah, uscendo forse. O quando entra. Ora sono uscito, è entrato. E
È aumentato. No, 5,65, qua è salito invece. Boh. Non capisco proprio cos'è che influenza l'aumentare dell'esperienza. Allora, lo scudo c'è. Questo c'è. La Record Stone, la... Tutto qua... No, volevo solo questa. Questa la mettiamo a posto, ok. Da evening la giornata è quasi terminata. Facciamo ancora un altro ordine prima di sera. E poi così possiamo andare a concludere. Cosa ho comprato? Una leather chest, ok. È una mana potion ovviamente dopo che avevo fatto l'ordine. Tanto ormai è sera, quindi non dovrebbe volerci ancora tanto tempo prima di... prima di finire e di poter sistemare e fare l'ultimo ordine, non dovrebbe venire troppa gente, ecco. Quanti K abbiamo adesso? 91. No, non riesco proprio a capire in che modo progredisce l'esperienza, cioè quei punti di esperienza là, quelli che saranno per le skill, boh. Non mi è per niente chiaro. Questo è già un'armatura, hai qualcosa da venderci? No. Questo è entrato con una pozione in mano, invece hai qualcosa da venderci? No. Boh, questa invece non ha nulla con sé, quindi niente. Sicuro c'aveva una torta di terra. Dai, ancora 3 minuti. Ha comprato il Throwing Star. Il Druido si è comprato l'armatura. Guarda che bellino con la sua nuova armatura. Ciao, bello. Nella spezzatura non c'è niente. Stiamo finendo i guanti, devo fare un ordine prima di finire, di chiudere. Quasi quasi sì. Uno veloce veloce per evitare di restare senza guanti. E questo è quello che è appena uscito. Hai capito idea? Vuoi comprare qualcos'altro? Ha una Record Stone? Prendi una Record Stone, bravissimo. Tu invece sei venuto per comprare i guanti, per fortuna quelli ordinati. Cioè, per in tempo sono arrivati, quando ho comprato l'ultimo modello. Ehi! Signorina! Ok, leather belt ne abbiamo ancora, vero? Sì. Allora. No, lui sta scappando, non è chiuso il negozio. Per una rapa poi, si è fatto uccidere per prendere una rapa da 15 monete. Che sciocco. Ciao Zoe. Levis, Marianne. Hanno finito gli scudi? No, ce ne ancora due, ma dovrò fare un buon ordine adesso che ho chiuso il negozio poi. Tanto lo farò off camera, prima finirò il video e poi...
Questa ha varie roba. Broken Blue Gem. Bah, proviamo, non so se servono a qualcosa. Magari sono quelle mele candele che le metto qua, qui dopo tanto non le compra nessuno. Sono rotte, tra l'altro, dice, cioè Broken Blood Gem. Blood. Blood. Vabbè, sangue. Abbiamo finito i funghi oggi. E anche l'ultimo paio di guanti se ne va quando chiudiamo il negozio. Vabbè, dicevo che poteva andare peggio, poteva andare meglio. Abbiamo fatto una trentina di punti esperienza alla fine, ce ne mancano ancora una trentina per poter sbloccare cose più interessanti. Proveremo magari a investire nel prossimo episodio nell'espansione del negozio, tirare giù quelle pareti e vedere un po' come va il discorso. Comunque, per questo video è tutto, io vi invito a lasciare un mi piace come al solito e iscrivervi perché se non l'avete già fatto e lasciare un commento qua sotto. Ciao a tutti e buona giornata!